Amici di Radio Cantù, ben ritrovati, una buona serata a tutti da parte di Time Out. Partiamo per questa nuova puntata. Innanzitutto un saluto a tutti da parte di Fabrizio Lanza, Marco Livio, Diego Fumagalli, Davide Cappelletti dalla regia. Pizzo salutiamo, che sta riprendendo l'intervista di questa sera. Questa sera ospita i nostri studi per parlare essenzialmente di Progetto Giovani di Cantù, un progetto giovani che sta ritornando come fiore all'occhiello della pallacanestro Cantù. Abbiamo Guido Nava, ormai vecchia conoscenza, il microfono di Cantù. Ciao Guido, grazie per essere qua. Ciao a voi e ciao a tutti gli ascoltatori. Ringraziamo dunque Guido per la presenza qui in radio questa sera. Parleremo dunque, avete capito, essenzialmente di Progetto Giovani della Pallacanestro Cantù. Innanzitutto ti chiedo, progetto importantissimo, poi parleremo anche come scoverete i giocatori e soprattutto descriverci un po' quello del Progetto Giovani, che si sviluppa di anno in anno. Il Progetto Giovani è nato 3 anni fa, quindi nell'estate di 3 anni fa, con l'idea di unire i settori giovani della Pallacanestro Cantù e del Team ABC, che sono le due società di riferimento nel territorio canturino. Una fa chiaramente la Serie A, come sapete tutti, e l'altra fa il campionato di Serie C1. Quindi 3 anni fa abbiamo deciso di unire i due settori giovanili e quindi di formare un unico settore giovanile che potesse dare la possibilità a tutti i ragazzi di cimentarsi con la pallacanestro e di avere un'organizzazione alle spalle che garantisse appunto la possibilità di lavorare nel modo migliore. Un'organizzazione significa che oltre ad avere gli allenatori, le palestre, i pulmini che girano a prendere i ragazzi, abbiamo cercato di creare uno staff medico a supporto dei ragazzi, quindi non utilizzando lo staff della Serie A ma utilizzando uno staff a parte con un dottore 2 volte alla settimana, l'ortopedico che è a loro disposizione, 2 massaggiatori, 2 preparatori atletici, quindi cercare di lavorare con i ragazzi per non far diventare solamente dei giocatori di basket ma degli atleti, quindi che possano sviluppare al meglio e avere più potenzialità possibili. Oltretutto, oltre allo staff medico, abbiamo anche cercato di lavorare sugli allenatori, quindi facendo sin dal primo anno di formazione del Progetto Giovani dei corsi all'interno proprio del nostro staff per migliorare il livello degli allenatori. E dall'anno scorso con Alfredo Bertari, che era responsabile tecnico, e quest'anno con Gianni Lambruschi, che è una figura importante a livello anche nazionale per quanto riguarda gli allenatori, per migliorare ulteriormente il livello tecnico dei nostri allenatori. Noi crediamo che se gli allenatori sono bravi, se abbiamo comunque uno staff che supporta la crescita dei ragazzi, è più probabile che magari anche i ragazzi riescano a migliorare e a diventare un pochino più bravi e magari prima o poi avere qualcuno che giocherà in Serie A. Ecco. Ecco, hai detto, penso ci voglia un gruppo veramente folto, non soltanto di allenatori, ma di gente che segue, che accompagna i ragazzi anche nelle partite fuori casa. Salutiamo Luca Rossini, sappiamo che uno degli allenatori del settore giovanile, Guido Nava è un altro, Lambruschi è il responsabile del settore giovanile. Ti chiedo, siete in tantissimi ad allenare o vi smazzate tante squadre, che sono parecchie le squadre del Progetto Giovani? Allora, il Progetto Giovani è diviso in 2 parti fondamentalmente, una che è proprio le 2 squadre di Cantù, Team ABC e Pallacanestro Cantù, e in questo caso sono 9 squadre come giovanili più tutto il settore mini basket, di cui poi magari parliamo in seguito. E in più il Progetto Giovani ha cercato di mettere queste capacità, queste caratteristiche che sono appunto le capacità tecniche dei nostri allenatori, lo staff medico, i preparatori atletici e tutto il resto a servizio anche di una serie di società del circondario. Quindi abbiamo 18 società gemellate, Senna piuttosto che Figino a Piano Gentile, quindi diciamo tutte le tante società della provincia di Como e anche fuori da Como. C'è Varedo con cui stiamo collaborando molto bene, 2 società del Piemonte che sono Nizza, Monferrato e Verbania, e adesso anche altre società proprio in tutta Italia che vogliono comunque collaborare con noi. Quindi stavo dicendo, il nostro staff Pallacanestro Cantù e Team ABC sono 15 gli allenatori più tutti quelli che comunque aiutano tra dirigenti, accompagnatori, autisti, insomma tutti quelli che servono per far girare un'organizzazione, una società. E poi invece ci sono le 18 società esterne, quindi diciamo che sono 300 ragazzi gestiti direttamente e 3.000 che invece comunque tifano e portano avanti il nome di Cantù. Quindi una rete molto ampia, l'idea penso che sia quella di reclutare ragazzi nel territorio nostro, quindi nella nostra zona essenzialmente. Ti chiedo, si andrà anche magari nel futuro a pescare anche fuori, tipo
mi ricordo gli anni del college con i vari di Giulio Maria, Andrea Bona dalla vecchia, tutta questa generazione che poi ha fatto bene nelle giovanili, magari un po' meno in Serie A, tranne Christian. Sì, allora sicuramente stiamo cercando di prendere tutto il meglio che c'è in provincia di Como o comunque nella zona nord di Milano. A tal proposito abbiamo anche due pulmini che girano costantemente per recuperare i ragazzi e quindi per poter aiutare anche le famiglie a portare i ragazzi. E in più da quest'anno abbiamo riaperto la foresteria che è in Piazza Garibaldi, è un appartamento. Al momento ci vive un ragazzo di Torino che gioca con la nostra Under 19 e con la Serie C e Giacomo Bloise che per essere più vicino dal punto di vista logistico con gli allenamenti della Serie A vivono in appartamenti. Quindi quest'anno c'è la foresteria, abbiamo due atleti, l'idea è per l'anno prossimo di aumentare e arrivare a 3-4 e poi chissà. Ultima cosa, ma non da meno, stiamo cercando di fare anche dei provini, quindi già sotto Natale, poi anche a Pasqua e con la fine della stagione sportiva faremo dei provini per provare ragazzi da tutta Italia appunto per riaprire quello che era il famoso college di Cantù. Tra l'altro io Giacomo di dentro lo vedo anche a piedi, che la piazza scende per andare agli allenamenti, di fare un allenamento nell'allenamento spesse volte per andare a pianeta. E l'aspetto logistico è importante e comunque utilizzando spesso anche la palestra Parini per le nostre giovanili, insomma Garibaldi Parini è proprio comodo, ecco. Sì, io volevo farti una domanda un po' più che parte da lontano. Com'è nata questa esigenza di riproporre questo settore giovanile così importante, da chi è partita e come si è messo un po' in moto tutta la macchina? Allora, già da un po' di anni c'era la Pallacanestro Cantù che faceva comunque il settore giovanile ed era tra virgolette obbligata a farlo perché per la Serie A abbiamo il diritto acquisito di fare tre campionati giovanili d'eccellenza. E invece Team ABC, che comunque partecipava a tutti i campionati giovanili e che aveva già una foresteria, una struttura già organizzata per ospitare e per lavorare con i giovani. Quindi tre anni fa, unendo le due cose, abbiamo potuto utilizzare sia le sinergie della Serie A, quindi comunque la possibilità di partecipare ai campionati d'eccellenza, gli allenatori che comunque facevano già parte dello staff della Pallacanestro Cantù, e le sinergie del Team ABC, nella fattispecie Antonio Munafò, che è responsabile del settore giovanile, era vicepresidente della Team ABC ed è anche uno dei dirigenti nel consiglio direttivo della Pallacanestro Cantù, quindi comunque era il traino è stato quello. Da lì poi dopo abbiamo iniziato quindi a lavorare sui giovani e a unire i settori giovanili, ecco. Seconda domanda un po' più patriottica, io essendo di Figino, vedo che comunque ci sono parecchie squadre di Figino, peraltro c'è anche un Under 17 Open che non si sta comportando neanche malissimo. Sì, 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 praticamente noi come politica diciamo che la Pallacanestro Cantù partecipa a tutti i campionati d'eccellenza, poi il Team ABC o tutte le società che fanno parte del progetto giovani che hanno le possibilità, le capacità di poter competere nel campionato Open, che è una fascia di mezzo tra il campionato d'eccellenza dove giocano le migliori 12-14 squadre della Lombardia e il campionato provinciale dove giocano tutte le altre squadre. Il campionato Open è sempre a livello regionale e ci sono comunque un buon livello. Quindi Figino, che fa parte del progetto Giovani, ha avuto la possibilità di partecipare al campionato Open, ci sono alcuni nostri atleti che giocano a Figino e ci sono comunque delle costanti sinergie, degli scambi di giocatori tra Cantù Figino, tra Cantù e tutte le altre società del progetto Giovani.